Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di Leon Trip. Oggi siamo qui di nuovo con Erston nella Lega degli Esploratori per andare avanti con la nostra avventura sulla battaglia 3 aerea che Azeroth abbia mai visto. Presto, verso il cielo. Dobbiamo raggiungere Dalaran e in fretta. Ma perché? Momento. Adesso ci andiamo a Dalaran. Dicevo, siamo qui per andare avanti con la nostra fantastica. E l'ultima volta eravamo rimasti con gli eroi, quindi dobbiamo fare la prima delle tre. E poi ragazzi dovrebbe esserci l'ultimo capitolo, poi dovrebbe essere finito se non ricordo male. Oggi andiamo a vedere la Lega degli Esploratori come se la cava contro la Legione del Male per andare verso il capitolo 4. Quindi, primo Bran, prendi il volo, cosa vedi da lassù? Bran deve prendere il volo, vabbè. Allora, la carta che ci dà il cofanetto è il drago nido marcio. Il grido di battaglia distrugge un servitore nemico casuale se hai un drago in mano. È una carta costo 5-6-5 di tipo drago. E andiamo a vedere. Abbiamo Aura del Marciume all'inizio del tuo turno. Attiva tutti i rantoli di morte. Carino. E Bran pensa di poter domesticare questa bestia. Marcescente. Vai Bran, stupiscimi. Allora ragazzi, ho visto che in versione eroica in realtà ci sono le stesse sfide. Sono più difficili, però noi dobbiamo farci noi dobbiamo far costruire il mazzo per riuscire a battere l'eroe nemico. La riporterò a casa con me. La morte regnerà nei cieli quest'oggi. Ok. Quindi questa cosa complica abbastanza, diciamo, la situation, perché i mazzi che vi danno loro sono ovviamente overpowered, mentre quello che facciamo noi no, perché devono essere competitivi con il PvP, quindi non è così semplice come possa sembrare. Per esempio non avremmo tipo, che ne so, evoca 3 servitori con assalto 4-4, per esempio. Quindi, qua tac. Se hai addomesticato un drago, puoi addomesticare ogni cosa, no? Non so. Sì, ma noi abbiamo un cucciolo indifeso. Cioè, Bran. Oh. Tizio. Non posso farlo. No, aspetta. Non riuscirai a fermarmi. Questa è una guerra, non un dibattito. Ah, ok, scusa. Via libera. I tuoi draghi traditori impareranno a stare a loro. Ma non ho draghi, ho delle bestie. Cioè, guarda qua, cos'è sto? C'ho un ippogrifo, ma non è un drago. Ah, adesso sì. Scusa. È volante e in grado di parlare. Una bestia, sì. Però ti gioco? Finito. Grazie, ho capito che tu usi il potere eroe, ma così mi sconti la mia? Ok, cazzarola. Aha. Veleno, grido di battaglia, rinviene un drago. Un drago, un danno a un servitore e quello alla sua destra. Aspetta, che qua c'è da pensarci bene. Porca c'è la miseria. +2/+2 è una tua bestia. Diventa un 3-3. Però viene fuori un Nerubiano 4-4. Per lui evoca Hero Power. Quasi quasi mi conviene questo all'assalto. No. E allora mi conviene far così, ragazzi, e tirare giù questo. Così almeno dopo con Hero Power stiamo tranquilli, no? Vediamo. La presunzione degli stormi dei draghi. Ok, lui non ha rantolo di morte, quindi ci attiva il nostro. Questo ci sta. I geni sono nostri. Ok. Va bene, allora sappiamo. La nostra è questa, cos'è? 3 servitori con assalto. Vabbè. Una bestia, un segreto e un'arma del cacciatore casuale nella mia mano. Sì, quindi non posso neanche giocarli. Veleno, grido della battaglia, rinviene un drago. Se attiva il suo rantolo di morte si accoppa questo. Vabbè. Rinviene un drago. Cazzarola alla morte. E non so se potrei pescare carte, perché alla morte mi farebbe comodo, però io lo prendo, raga. Non so mai. Vai.
Vai! Ippogrifo, forza! Vediamo come stai. Questo ciarantolo di morte fa due danni a tutti. Ok, uno e due, bravissimo. Questo si schianta qua, sopravvive. Quello non serve un tubo. Bravissimo. Un attacco ai tuoi servitori, eh. Va bene, quindi noi adesso ripuliamo. Posso fare un tubo qua? No. Posso, più due a questo. Anzi, prima facciamo così, va. Ok. Questo è comodo. Vabbè, sarebbe comodo però. Ma prima questo. E poi lui, così non si potenzia un tubo. Vabbè, sprechiamo veleno, però non voglio che si potenzi chissà che. Vai. Ti va rantolo di morte. Cosa noi fare? D'accordo, questo muore. E noi giochiamo di leone. Bene, vai, attiva il rantolo di morte che vengono fuori due. Vai, sei furbo! Grande! Dovrai passare sul mio cadavere non morto. Ok, questo non me l'aspettavo. Ma funziona? Qua dice se muore nel turno dell'avversario. Quindi lui attiva rantolo di morte nel suo turno, non dovrebbe funzionare, giusto? Forse è una non funziona, trappola. Perché è il suo turno e in più non muore. Blizzard... scusa, sì. No, ma che Blizzard, scusa. Vabbè. Prendo con la Blizzard. Guarda che Blizzard, se funziona sto coso qua, e c'è da denuncia, totale. Allora, vediamo un po'. Ho qualcosa con rantolo di morte. Io sì, questo. Vai con questo. Devo anche fare così. Ok. Di sicuro non glielo vado a rompere. Grande. No, infatti non funziona, vedete. Ok, meno male. Allora, inflige 3 danni a un servitore, inflige 3 danni a creare un nemico, se è umano, un drago, se non infligge un danno a tutti, evoco a 2 ragni, questo riduce di 1 una bestia, ma io non ho bestia in mano, ok, quindi possiamo anche... Diciamo che possiamo fare così. No. E aspettate un secondo. Conviene fare così? Ok, conviene fare così. Poi. Kiss, boom, boom. La mettiamo anche l'arma. Vedete, 3, 3, 6. No. Può tranquillamente usare. Ok. Ah. E... No, allora faccio così. Boom. Perfetto. Grande. Questo continua a darmi 2-2, che la cosa non è male. Questo invece è molto male. Allora. Perché pulisce sto schifo? Vabbè. Un tuo drago, ne metto una capa nella tua mano. Va bene, quindi usiamo lui. E questo con assalto, così almeno. Vai. E uno. Tu divino assalto. Per lo sciame.
Allora, caro il mio tizio ciccio, noi facciamo così. Boom. E poi facciamo così. Boom, boom, bam. Vai. Che mi dici adesso che sei morto, eh? Dai, devi fare qualcosa. Ehi. Sto cacchio. Bravissimo. Molto bene. Allora, ci abbiamo anche veleno. Hai visto? Ok. Questa è andata. Perfetto. Piano! Potremmo aver bisogno di un drago putrefatto, dopo tutto. Potremmo averne bisogno, no? Cos'è quella sella? Quella sella. Domestica il drago. Grande Bran. È stato un figo. Ok, questo l'abbiamo, ragazzi, presa. Questo drago nido marcio che trionferà. Ma che ne so. Andiamo a vedere cosa è la seconda. Gron sta abbattendo i nostri draghi. Ci serve aiuto. Ma da chi? Sarei, no? Non so. C'è una mazza draghi nei paraggi, ci pensa Cromie, piegando il tempo a suo piacimento. Potere eroe +1/+1 ai tuoi servitori dovunque siano. Complimenti. VG boss, sì. Ci dà razziatore degli eoni, 6-6, questo 6-4-4. Grido di battaglia infligge danni a un servitore pari all'attacco di quel servitore drago. Ok. Oh. Casino di draghi in questa espansione, ragazzi. Sì, basta. Sacco di draghi. Contro Scrook. Non ricordo com'era andata. Non va bene, per niente. Sì. Tanti draghi da battere. Giornata pesante per Scrook. Allora, sappiamo che lui ha +1/+1 ai servitori dovunque siano, che non è proprio uno schifo. Visto che il suo potere eroe costa 0. Questo è abbastanza forte, cioè. Guardate qua. Questo ci devo fare io. Come faccio a eliminarlo io questo? 200 di vita. Dobbiamo fermarlo prima che faccia del male ad altri draghi. Vediamo un po'. Evoca un eco personale. Eco personale. Che roba. Dopo che hai lanciato una magia su un altro tuo servitore, ne viene lanciata una copia su questo. Vabbè, porca miseria, vabbè. Bella roba. +1/+1. Però lì, pam. Ma che stiamo scherzando? E... cacchio ci devo fare qua? Porto vitale, scudo divino. È così. Devo fa. Così almeno questi stanno un po' protetti. Cacciatori di draghi, uccidere! Armatura speciale, forte luccicosa. Ah, ma me lo vogliono proprio abbattere allora, ok. Così. Così. Allora, tac, tac. Oh, che sono troppo forti i suoi, cavolo. Però lì. E come cacchio lo controllo io questo? Non è fattibile la cosa, eh. E io voglio dire. Non è minimamente fattibile. Blizzard. Cioè. Perdonami, forgive me, ma. Come cazzo lo fa? 4-3. Furto vitale. Grido di battaglia rinviene un drago. Possiamo far così, ma. Capirai. Prova qui. Merda, no, è troppo forte. E qua facciamo così, ma... Okay. Voglio dire, è un bel casino. Qualcosa di brutto, se non lo fermiamo subito. Il suo potere eroe è troppo forte. Cioè, avrà un punto debole e finirà la carta, spero.
Se non ci ammazza prima. Ok. Imposta i cristalli di mana di entrambi i giocatori a 10. Poteva essere utile prima, ma... Ma mi dai i cristalli di mana tutti o... No, l'imposta e basta. Giochiamo pure in ritardo. Bene. Questo diventa 8-5, quindi ci fa fuori questo. 8-4 ci fa fuori questo. Dice 25 danni all'eroe nemico. Ah, ok, non era possibile vincerla. Ok. Non ti dispiace se mi prendo due turni? Ma no, ma torniamo a uno! Ma che cazzo? Assaggia la piena potenza di un drago di bronzo, Bruto! Sì, ma perché torniamo a uno? Avevo appena impostato 10, ma non vale. E... Perché devo ripartire da capo? Un buon esploratore? Così tanti draghi da schiacciare. No, questo no. Così poco tempo. Questo no. Pedocromagus, vabbè. Lui c'è sempre lo stesso potere eroe. Eh sì. Turno extra. Ah, noi giochiamo due volte? Tutte le volte? Possibile. Giochiamo due volte tutte le volte. Anche va bene. Genera 8. Il prossimo drago che giochi costa 2 in meno. Vabbè. Questo turno era, vero? No. Per sempre, ok. Il prossimo costa 2. Io dopo giocherei Cro-Magus. Vai, giocalo. Armatura speciale. Forte luccicosa. Ok, però noi adesso giochiamo due turni sempre. Ah, sì. Ok, credo che l'eroica non sarà proprio così semplicissima, allora. No, vabbè, la prima... Beh... Con l'eroe che ci ha dato subito era infattibile, cioè non era possibile vincerla. E quindi ci giochiamo. Ci giochiamo. E giochiamo questo. Che ne so. 8 carte, ne bruciamo una. Questo ne pesca 2. Complimenti. Ok. Ok, prossimo drago che giochi costa 2 in meno. Giochiamo. Giochiamo. No. No, sono obbligato a giocare questo. Ciao amico. E 9 carte. Nella prossima ne peschiamo una. Ok. Allora facciamo questo, questo. Ci andiamo a beccare questo. E non posso giocare più niente? No. Ok, siamo troppo in vantaggio adesso, cioè... Per qualcosa. Vabbè. Loro prendere il padrone. Vabbè. Aia. Mette la scimmia dorata. Vabbè, mettiamo la scimmia dorata. Fai col turno extra. Parola.
Vabbè, siamo 140. Misera. Doppia Isera. Col peperone bruciamo la carta che peschiamo. Allora, questo me lo devo togliere dalle palle perché deve far spazio a lui. Ok, allora, poi facciamo così. Così. E una, e due, e tre, e quattro, e cinque. Tac. E turno extra. Vabbè, così però è troppo semplice per noi. Giocare un turno in più, cioè... non ha prezzo. E... beh, a parte che Isera mi sta dando delle carte che non è... vabbè, il 7 questo ci sta. Però questo è inutile. Cioè, ho troppe carte. Devo buttarne qualcuna perché sennò... ok, col prossimo turno, ragazzi, dovrebbe essere morto. Dove? Mia freccia è... il tuo tempo è scaduto. Gran come scrupolo. Solo una cosa. Uccidere draghi. Va bene. Quindi pure i draghi. Ho un servitore in mano. Chi lo controlla? Che me ne faccio? Vabbè. Stai pure indietro, ma sei morto, amico mio. Vai. È morto, raga, è morto. Attacca, attacca, attacca. Attacca, Bobby, attacca. Vai. Aizera. Aizera non è proprio stato utilissimo. Cioè, mi ha dato solo minion. Non mi ha mai dato magie. È grandissima. Aizera, sì. Quante probabilità ci sono? Ok, questo l'abbiamo fatto. Cioè, fortunatamente, ragazzi, poi ci fanno giocare due turni, perché sennò è infattibile. Penso che in eroica non lo faccia questo discorso qua, e quindi vi faccia giocare solo il turno prima. Però credo che non ci... cioè, penso che gli diano la magia in mano. Fai 25 danni all'eroe nemico, se no non ha senso. Allora, ok. Ma conoscendo la bizza probabilmente c'è. Dobbiamo raggiungere Dalaran prima che riportino in vita Galakrond.